Ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno da Radio Rossonera, ben ritrovati a un nuovo editoriale mercoledì 28 agosto 2024 e siamo qui per iniziare nuovamente la giornata, un nuovo mercoledì e quindi un nuovo editoriale qui da Enrico Boiani. Grazie a tutti coloro che ci stanno supportando, grazie mille di cuore ragazzi, a chi sta mettendo like, arriviamo anche oggi a 1000, mi piacerebbe 1500, insomma, cliccate il pollicione all'insù, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per tutte le notifiche e come sempre lasciatemi un commento anche perché me ne sono letti tanti, alcuni li metterò in onda anche in questo editoriale, come sempre specificate alla fine del commento se volete che venga pubblicato o meno, insomma, scrivetemi tra parentesi pubblicabile e non pubblicabile. Iniziamo subito, non perdiamoci in altre chiacchiere, vi direi, e dicendovi appunto che questo editoriale tornerà anche settimana prossima. Stiamo continuando a farli, abbiamo ripreso a farli e torneranno sempre di più. Dicevo, non perdiamoci in altre chiacchiere e iniziamo con i tre temi di giornata. Li leggo insieme a voi. Nessuno esente da colpe, ma in ordine gerarchico. Mentalità, questa sconosciuta, è una triste verità. È inutile che ci nascondiamo, è inutile che, insomma, stiamo qui a puntare il dito contro uno o contro l'altro. In questo momento il Milan non funziona. L'augurio, naturalmente, è che le cose cambino già dalla partita con la Lazio. A mio modo di vedere è un po' complicato, ma il punto non è questo. Il punto qual è? Il Milan degli ultimi anni ha avuto una parabola discendente dallo scudetto in poi. Ha avuto una parabola discendente nonostante siano cambiate tante persone, prima in dirigenza, poi allenatore, nonostante siano stati fatti dei mercati differenti tra loro, il primo di ritocco, poi c'è stato un mercato di rivoluzione, poi il mercato di quest'anno magari potenziamento, e le cose nonostante ciò non cambiano. Ora, non stiamo parlando di una situazione tragica del Milan, anche se in questa stagione ancora è ovvio, non possiamo dirlo. Stiamo parlando di una situazione di sufficienza. Quante volte in questi video abbiamo parlato di sufficienza? Quante volte qui in radio il termine sufficienza è uscito fuori? No? E ne abbiamo parlato spesso, ne abbiamo parlato l'anno scorso nelle Coppe Europee, ne abbiamo parlato l'anno scorso quando sembrava che fosse tutto ok, essere arrivati secondi, aver preso quasi 20 punti dall'Inter, aver perso i due derby in serie, in una serie di sei. E il secondo, tra l'altro, che ha portato la seconda stella dell'Inter. Abbiamo affrontato questi temi mille volte, no? In questo avvio di stagione io nel gruppo dei colpevoli ci voglio mettere anche i giocatori, perché comunque l'allenatore è stato cambiato, perché comunque se ti vuoi bene in qualche modo devi, secondo me, andare anche a lavorare su te stesso, anche a fare qualcosa su te stesso e quindi, diciamo, cambiare mentalità, e poi ci arriviamo alla mentalità da per te, e quindi vi direi che dal mio modo di vedere quest'anno anche i giocatori, in questo avvio anche i giocatori per me hanno la loro colpa. Però perché ho scritto in ordine gerarchico? Perché ho già fatto questo discorso, credo, in un obbligo di riscatto. Le società che funzionano, le società forti, e le squadre che vediamo in cima alla classifica con più continuità, da più tempo, da più anni, non solo in Italia, ma anche in giro per l'Europa, sono le squadre che hanno una società oltre che una proprietà forte. Una società oltre che una proprietà che vuole lottare per vincere, che ha l'ambizione di vincere, il cui obiettivo numero uno, prima di qualsiasi altra cosa, prima di avere i conti a posto, prima di far crescere i giocatori per rivalutarli, prima di chiudere nuove sponsorizzazioni, l'obiettivo primario è vincere, e queste squadre che hanno queste prerogative sono le squadre che funzionano di più e che poi alla fine vincono. Sì, ci può essere il caso particolare in cui una squadra fallisce, o il caso particolare in cui una squadra che non ha come obiettivo primario di vincere poi effettivamente arriva ad alzare un trofeo. Fatto sta che le società forti hanno la meglio.
E il Milan in questi anni ha dimostrato che l'obiettivo primario non è vincere, l'obiettivo primario è rimanere ad alti livelli del calcio italiano, provare a combinare qualcosa in Europa. Insomma, non c'è questa voglia, non c'è questo fuoco della vittoria, no? Che credo sia fondamentale. E se non c'è nella proprietà, non c'è di conseguenza neanche dei dirigenti, perché i dirigenti che quel fuoco della vittoria ce l'avevano sono stati mandati via, e anche magari per questo motivo qua. Non c'è nell'allenatore, perché quando hai cambiato l'allenatore ed era il momento di cambiare l'allenatore, non hai preso un allenatore col fuoco di vincere, ma hai preso un allenatore che lavori bene con te, società, e quindi l'obiettivo primario non è prendere un allenatore in grado di, insomma, far vincere la squadra o un allenatore di primissimo pelo, e di conseguenza è arrivata questa cosa anche ai giocatori, che sembrano essere le copie scarse dei ragazzi che hanno vinto lo scudetto. Parlo di quelli che sono rimasti, perché i nuovi, sia quelli dell'anno scorso che quelli di quest'anno magari aspettiamo un secondo, però anche quelli dell'anno scorso, sì, magari hanno quella mezza pila di energia in più, però poi non fanno la differenza. E quindi in questo calderone ci butto dentro tutti: i giocatori, l'allenatore, la dirigenza e la proprietà. Non c'è nessuno escluso. Però, per quanto mi riguarda, la gerarchia è ben chiara: cioè, chi ha più responsabilità, chi è più in alto, è più responsabile. Scusate la ripetizione. A mio modo di vedere, modestissimo, così poi dopo mi direte la vostra nei commenti. Questo fa scopa, se vogliamo, con il secondo punto di questo editoriale, che è sulla mentalità. Ne abbiamo parlato ieri al talk, ne abbiamo parlato durante Obbligo di riscatto. Per me le parole di Vlahovic sono dogma di questo sport. Quello che succede in spogliatoio fa la differenza, la testa fa la differenza, la mentalità fa la differenza, come si lavora fa la differenza, se c'è gruppo fa la differenza, se si crea un rapporto di unione fa la differenza. Ma più che Vlahovic, che va bene, l'ha detto l'altro ieri, ok, il Milan che vince lo scudetto nel 21-22 ha queste cose dentro di sé, praticamente tutte, e vince il campionato non perché sia più forte dell'Inter, perché non era più forte dell'Inter. Ma vince il campionato perché A, lo vuole vincere, B, c'è qualcuno che tiene la barra dritta, C, c'è qualcun altro che ha una mentalità per cui l'obiettivo è quello. E queste cose, secondo me, poi se non le hai si pagano. Quindi ho scritto mentalità questa sconosciuta, perché credo che vadano fatti dei cambiamenti in tutti, anche qui, in tutti, nella proprietà, nella società, quindi nella dirigenza, e nei giocatori, perché i giocatori a 25, 26, 27, 28 anni è inaccettabile che scendano in campo in questo modo. Però secondo me sono leggermente più giustificati, perché potrebbero pensare banalmente: guarda i dirigenti, guarda che allenatore hanno preso, guarda che ne so, quanto hanno speso. Cioè, è un ragionamento molto limitato, lo capisco, e non è ragionamento che per esempio farei io. Però se un giocatore del Milan viene accusato da qualcuno del Milan più in alto di non essere mentalmente pronto, di avere una mentalità, diciamo, non eccezionale, io giocatore potrei pensare lo stesso di te, dirigente, tra virgolette, che fa il mercato a botte di 20 milioni, magari non fai mai il passo più lungo della gamba, che non hai questo ardore di vittoria e di competere per alzare trofei. E quindi è una situazione un po' particolare. Ditemi anche la vostra nei commenti, stiamo parlando tanto di questo tema in questi giorni, però insomma voglio sapere la vostra. A tal proposito ci sono anche un paio di commenti proprio sulla questione mentalità. Il primo è di Alberto, che scrive: la mentalità di cui si parla spesso, come il fisico, la tattica va allenata. Ogni giorno in allenamento va portata ogni giorno in campo, altrimenti non ce l'hai la domenica. Questo vale per ogni categoria. Sono d'accordissimo con Alberto. Roberto invece scrive: però per avere mentalità devi prendere dei vincenti, e difficilmente li prendi con il taglio dei 20, ovvero spendendo al massimo 20 milioni. Forza Milan. Grazie mille a entrambi i commenti. Ritorno qua, anzi qua.
E io sono molto d'accordo, perché il Milan che saluta Pioli, se prende Fonseca, dà un messaggio all'ambiente, dà un messaggio alla squadra di un certo tipo, che è un messaggio diverso da prendere, faccio dei nomi, Conte o Allegri o altri allenatori di quel calibro, ok? È un messaggio. Stare dietro un mese a Zirzè e perderlo è un messaggio. Comprare il mediano a praticamente mercato quasi finito dopo che gli sei stato dietro 2 mesi è un messaggio. Queste cose sono dei messaggi e i giocatori del Milan, così come tutti al Milan, così come tutti, non vivono sulle nuvole che arriva Morata e che bello è arrivato Morata. Lo sanno, lo leggono, hanno il telefono, sono informati. Poi, essendo interni ancora di più, probabilmente sanno che il Milan sta dietro a Zirkzee, sanno che il Milan sta dietro a Fofana per mesi e mesi. È un circolo brutto, secondo me, che si sta creando a livello un po' su tutti i piani. Ripeto, questo editoriale è soprattutto per mettere i puntini sulle i in questo senso. E si sta creando questo circolo brutto su tutti i piani, per cui è un po' una, non dico una gara a chi fa il record di sufficienza e di superficialità, ma quasi. Non c'è il fuoco. Io, ragazzi, non vedo il fuoco, mi dispiace dirlo, e mi auguro di vederlo invece contro la Lazio, perché significherebbe aver fatto click. Non so se grazie o a causa del discorso di Ibra, non so se perché i giocatori hanno capito, perdendo a Parma, che così non va e quindi devono un pochino cambiare marcia, io non lo so. Io so solo che tifando questi colori da quando sono nato, spero che il Milan vinca le partite, competa per vincere e lo faccia mettendo in campo l'anima. E quindi mi auguro che questa cosa venga fatta con la Lazio. Se non dovesse essere fatta con la Lazio, questa cosa, cioè se il Milan non dovesse vincere, o addirittura dovesse perdere all'Olimpico contro la Lazio, punto uno. C'è il rischio, perché saresti già dietro magari di parecchi punti, di compromettere in parte la stagione. Poi magari non del tutto, perché manca un campionato intero, sarebbero solo le prime 3 partite. Ma c'è il rischio che se dovessimo vedere la stessa identica cosa vista a Parma, la situazione sia un po' irrecuperabile. Dal mio punto di vista, poi voi mi potrete dire, ma no, ma vedrete che con la sosta ci sarà tempo, ma no, ma vedrete che con il tempo Fonseca risolverà i problemi, i giocatori entreranno in condizione, tutte cose verissime. La mia paura è che non sia così, però è una mia paura, ripeto, pura opinione personale. E la triste verità è questa, ragazzi, io non so quello che pensate voi, non lo posso sapere se non appunto tramite i commenti. Ma voi pensate che se il Milan dovesse non vincere per le prime 5-6 partite, e quindi magari l'allenatore va cambiato perché qualcosa magari va cambiato in corso d'opera, il Milan, questo Milan andrebbe a prendere l'Allegri di turno, andrebbe a scomodarsi per interessarsi a un allenatore top magari rimasto fermo, o prenderebbe un allenatore diciamo che è in linea con i famosi parametri. Perché per me la triste verità è che se il Milan dovesse saltare a livello di risultati, cosa che, ve lo ripeto, mi auguro con tutto il cuore non sia così, è inutile sperare che arrivino allenatori top, perché o questi allenatori top scendono a molti compromessi o è difficile, molto difficile che accada. E questa secondo me è una triste verità. Cioè io, ipotizzando il worst case scenario, no? Lo scenario peggiore possibile, il Milan non vince fino al derby, prende la batosta al derby, Dio volesse di no, il Milan cambia allenatore, voi vi aspettate che il Milan va a prendere Allegri? Perché io purtroppo no, e non riesco a vederla come ipotesi o come scena. Mi immagino che vada su altri tipi di allenatori, magari più un Sarri potrebbe starci già un pochino di più, non lo so. Però non mi immagino un Milan che dice no, adesso cambiamo, adesso porca miseria, bisogna dare una raddrizzata, metto un mega motivatore, metto uno che mi mette in riga i giocatori, cioè
È uno scenario poco ipotizzabile, secondo me, e questa cosa, secondo me, è triste. È molto triste e un pochino mi dispiace. Anche perché potevi farlo prima, a quel punto, no? Avresti potuto farlo quest'estate, c'era una marea di allenatori liberi, c'era una marea di possibilità di prendere un allenatore con queste caratteristiche. Non lo so, ragazzi, sono un po' A, perplesso, B, preoccupato. Ma lo sono spesso, quindi non. State sereni, se voi non lo siete, volete aspettare Fonseca, anzi, anche io voglio aspettare Fonseca e mi auguro che Fonseca sistemi le cose, ecco. Però se voi siete un pochino più ottimisti è normale, io sono pessimista un pochino di base di natura e l'avrete capito, immagino, quindi non vi preoccupate, questo editoriale finisce qua, l'appuntamento con tutti gli altri contenuti di Radio Rossonera, partendo da Obbligo di Riscatto, poi Lunch Talk e via via. Tutti i video e i contenuti di oggi, noi invece con il prossimo editoriale ci ritroveremo qui mercoledì prossimo, come sempre, la mattina. Buona colazione, buon viaggio verso il lavoro, buon rientro dalle vacanze, buone vacanze se ci state andando adesso, buon qualsiasi cosa state facendo, insomma, ci ritroveremo qui settimana prossima. Ciao.